Questo è un viaggio che inizia lontano nel tempo, un tempo in cui trionfava la legge della spada e del rango. Un viaggio che parla di vigneti ed ulivi diffusi a perdita d'occhio su colline baciate dal sole. Un viaggio in cui la calma ed il silenzio sembrano farci da guida immortale. Questo è un viaggio a Torella dei Lombardi. Ci troviamo a Torella, sono Vincenzo La Sprogata, sindaco di questo paesino dell'Altirpinia, un paesino di circa 2500 persone, paesino che millenari di origine sostanzialmente longobardo, ha conservato fino al 1980 con il rovinoso terremoto dell'80, ha conservato le caratteristiche urbanistiche e architettoniche di origine medievali. A seguito di quel rovinoso terremoto è sostanzialmente crollato, pressoché al 90%, superiore, con un crollo superiore al 90%, è stato in concreto realizzato, ricostruito, cercando di mantenere nei limiti delle possibilità quell'assetto urbanistico preesistente, per quanto ovviamente le tecniche, i materiali usati non sono certamente confrontabili con quello, anche se sono stati conservati monumenti più significativi che a testimonianza di ciò che era il nostro paese e ciò che riteniamo siano ancora essi momento di valorizzazione, che lo valorizzano e che lo rendono sicuramente visitabile e piacevole all'occhio non solo dei nostri ma anche e soprattutto di coloro che avremo il piacere e abbiamo di volta in volta, soprattutto nel periodo estivo, il piacere di ospitare. Le origini di Torella dei Lombardi si perdono nelle infinite contese tra i principati longobardi di Benevento e di Salerno, prima dell'anno 1000. A difesa di quest'ultimo, secondo l'interpretazione più diffusa, venne edificato un bastione che per la sua modesta mole venne chiamato Turella. Vi sono tre etimologie differenti. La prima, che fa risalire Torella a torus latino, che significa altura, colle. Poi un'altra etimologia è quella di far derivare Torella dal latino medievale turrella, che significa piccola torre. La terza etimologia è un'etimologia popolare che invece richiama il toro. La prima etimologia, torus, in genere non è considerata attendibile, mentre quella più autorevole è turrella, cioè quindi torella significherebbe piccola torre. E infatti prima del castello, in età longobarda, doveva sorgere in questi luoghi una torre di avvistamento con un piccolo castrum. Ed è probabile questa l'origine più esatta dell'etimologia. Poi abbiamo l'etimologia popolare, Torella legata al toro, come del resto anche il simbolo dello stesso comune di Torella. E cioè cosa racconta questa leggenda? Che un toro famelico e violento infestava queste campagne e un viandante che proveniva da un paese qui vicino, da Frigento, avrebbe invocato la Madonna in suo soccorso.
Riuscì quindi ad uccidere questo toro e per sdebitarsi, per ringraziare la Madonna, fece costruire una chiesa, adesso diruta e in rovina, che però è la prima chiesa del paese, la chiesa più antica, probabilmente risalente all'età medievale, appunto intitolata a Santa Maria del Perillo o del Pericolo. Ma, ripeto, l'etimologia più accreditata è quella di Torella come piccola torre. La specificazione dei Lombardi risale invece al 1862, all'Unità d'Italia, quando per distinguere Torella dagli altri toponimi con la stessa denominazione si aggiunse questa specificazione. Dei Lombardi, che chiarisce l'origine di Torella del centro come un'origine longobarda, ed è questa probabilmente la realtà, sebbene questi luoghi fossero stati già abitati ovviamente dagli Irpini e poi dai Romani, però il centro abitato risalirà quasi certamente ad epoca longobarda. Questo borgo dell'Alta Irpinia ha la tipica struttura medioevale, con l'abitato che si sviluppa e si espande partendo dal maestoso castello, protagonista di secoli ormai lontani. Le diverse chiese che si trovano intorno sembrano incorniciare il nobile maniero, quasi a sancire il millenario contrasto tra potere religioso e potere politico. Tra le maggiori strutture sacre del paese si trova la chiesa di Sant'Antonio, ristrutturata dopo il terremoto del 1980, rispettandone l'originaria struttura, la cui facciata è caratterizzata da tre arcate che ne proteggono l'ingresso. Al suo interno sono conservate diverse tele di pregiata fattura, ma la sua maggiore caratteristica risiede nella particolare origine conventuale, le cui tracce si possono ritrovare nel cimitero adiacente, in cui un impluvium testimonia nel silenzio del luogo la presenza dell'ordine francescano.